per tutte le richieste concernenti la vostra permanenza. Vi muovete come un gatto. Vai, vai! Si avvisano tutti coloro che intendano curarsi presso le sorgenti termali di Ferentino, che un recente aumento della temperatura ha reso le terme inadatte a raccolte. Pia! Pia! Come ci si sente a sapere che si hanno solo... Dammi una mano, che io non ne ho più. Madonna, notizie da Machiavelli? Sì. I piccioni consegnano i nomi di importanti agenti papali. Il giubileo attira pellegrini a Roma, disposti a pagare la chiesa per ottenere delle indulgenze. La prospettiva della dannazione eterna li terrorizza. E gli agenti danno tutto il denaro a Cesare. Avranno ben altro a cui pensare al posto del denaro.
Bartolomeo si scusa, ma i francesi hanno raddoppiato gli attacchi. Claudia. Ezio. Dunque, ho ideato un piano contro i Borgia. Possiamo prenderne di mira i rifornimenti o i seguaci? Intendo colpire entrambi. Se gli tagliamo i fondi, Cesare perderà l'esercito e tornerà senza uomini. Quindi, vi chiedo, da dove prende il denaro? Volpe? Al Papa il denaro lo presta Agostino Chigi, ma Cesare fa affari con qualcun altro. Per il momento sappiamo soltanto che si fa chiamare il banchiere. Conosco una persona che gli deve dei soldi. Il senatore Egidio Troche viene ogni giorno a lamentarsi. Bene, seguirò quella pista allora. I francesi sorvegliano la strada che porta al castello. Non potrai colpire Cesare al suo arrivo. Intendo uccidere il generale francese. Con la sua morte, Bartolomeo costringerà i francesi sulla difensiva, facendogli abbandonare il ponte. Anche senza le sue truppe, la guardia papale continuerà a proteggere la porta interna. C'è un ingresso laterale. L'ultimo bambolotto di Lucrezia, Pietro, ha la chiave. Si trovava al castello. Torna da me più tardi. Intanto chiederò ai miei ladri di individuarlo. Dove stai andando? Non servo a nessuno senza Forlì. Resterò con i miei figli, in attesa di riavere le mie terre. Vorrei che rimanessi. Ora sei tu il capo degli assassini. Riuniscili, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini.